questo desiderio di aver imparato la precarietà della vita, come siamo vulnerabili, come dobbiamo. Uno ha detto, adesso mi metto a ridere, dobbiamo metterci a ridere davanti alle pretese di onnipotenza dell'essere umano. Quindi vivere sapendo che questa vita è un dono. Noi abbiamo imparato che non ci sono dei diritti acquisiti, la mobilità, la possibilità di viaggiare liberamente è un dono, la possibilità di abbracciare le persone è un dono, la possibilità di andare a scuola, di fare certi lavori. Sono dei doni, possono venire meno da un momento all'altro. Persino la possibilità di andare a messa è un dono. Quindi è semplicemente questa la nostra speranza, che possiamo avere imparato qualcosa e possiamo proseguire in una esistenza più solidale, più portata all'essenziale e meno alle cose superficiali. Quest'anno il messaggio è la lampada del corpo e l'occhio, come mai? L'ho presa dal Vangelo di Matteo, dove Gesù parla di un occhio che deve essere semplice e luminoso, ma parla anche di un occhio che può essere cattivo, perché prende questa immagine che è diffusa nel mondo antico dello sguardo come finestra dell'anima, cioè lo sguardo trasmette quello che abbiamo dentro. E siccome gli occhi sono diventati quasi l'unico mezzo di trasmissione, l'unico punto di contatto, specialmente verso le persone che non possiamo raggiungere o possiamo solo vedere a distanza. Ho sottolineato questo fatto che mi ha colpito l'attualità di questo proverbio perché significa che noi dobbiamo parlare con gli occhi adesso, dobbiamo sorridere con gli occhi, dobbiamo soffrire con gli occhi. Hanno assunto una rilevanza particolare che forse prima non avevano.